Sono tutto sbarbato. Buongiorno amici della Zoccola Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Mamma come sono sbarbato e giovane e fresco, come questa nazionale che martella, bam 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 bam, come martella. Allora ragazzuoli, non vi faccio l'analisi solita con le valutazioni perché era un compleanno, quindi l'ho vista, ma non l'ho vista con quell'attenzione che serve per farvi l'analisi. Siccome a me non piace fare le robe a caso, cioè non mi piace prendervi in giro, no? Quindi non voglio fare un'analisi che non l'ho vista con quell'attenzione giusta. L'ho vista, ma non con quell'attenzione da poter fare l'analisi. Quindi ne parliamo, ma senza analisi. Le prossime che seguirò con l'attenzione giusta, perché non è che sempre sono i compleanni. Ovviamente faremo l'analisi, che so che vi piacciono le analisi, anche perché le faccio in maniera seria, non è che le faccio così, così, tanto per. Quindi iscrivetevi al canale se volete le prossime analisi del campionato e mettete un bel like, che tanto è gratis. Allora, parliamo della nazionale di ieri, fresca, 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 fresca. Ragazzi, è una nazionale che, nonostante non abbia il campione, quello che tu dici, questo è cioè il Mbappé di turno, no? Nonostante non abbia il campione di turno, sa che gioca a calcio bene. Facciamo un bel calcio. Facciamo un bel calcio, giochiamo bene, c'è affiatamento, la squadra gioca tutti per uno, uno per tutti. Perché vi dico che non c'è il campione? Nel senso, se manca Verratti, manca Verratti, gioca Locatelli, non se ne è accorto nessuno, mi sembra. Non è che ci siamo disperati. Se esce Florenzi e entra Di Lorenzo, non se ne è accorto nessuno. Se gioca il Gallo Belotti, perché magari non c'è Ciruzzo. Ciruzzo mio! Io sono innamorato di Ciruzzo, lo sapete, è sempre il mio idolo del fantacalcio, quindi Ciruzzo io gli voglio bene. Però se gioca Belotti non è che c'è cambiata tutta la. Se gioca Chiesa al posto di Berardi o gioca Berardi al posto di Chiesa, non è che, cioè, giochiamo sempre allo stesso modo. E questa è la cosa bella di questa nazionale, no? Proprio questa cosa qua, che non siamo dipendenti da un singolo calciatore, ma abbiamo un bel gruppo, una bella amalgama che si diverte, giocano un bel calcio. Poi bisogna sempre vedere, non è che voglio spegnere gli entusiasmi, però bisogna sempre vedere alle prime difficoltà come ne vieni fuori, no? Perché sai, quando le cose vanno bene e tutti vanno bene, sono tutti bravi, tutti belli, tutti allegri. Poi sarà nelle prime difficoltà da testare seriamente questa squadra. Anche per quello, secondo me, ci sono Chiellini e Bonucci là dietro. Noi abbiamo anche difensori più giovani, anche difensori più freschi. Però Chiellini e Bonucci là dietro ti danno anche quella dimensione di esperienza, di malizia, di capacità di nelle situazioni difficili di venire fuori, anzi, vi dirò di più. Io al posto di Sirigu, che vorrei ovviamente titolare al posto di Tutankhamon, al posto di Sirigu io addirittura avrei portato Buffon. Tanto non è che gioca, c'è Tutankhamon, mal che vada c'è Meret. Il terzo portiere d'esperienza si porta di solito in una grande competizione per far gruppo, eccetera. Secondo me, parere mio personale, personalissimo, il Mancio ha scelto Sirigu e non Buffon perché vuole poi portarsi Sirigu anche al mondiale, mentre Buffon al mondiale probabilmente sarà al reparto geriatrico, gli altri Bulls. No, scherzo, povero Gigi, grande Gigi numero uno. Sirigu probabilmente sarà ancora in attività, quindi forse ha puntato per questo più su Sirigu che su Buffon, perché oggi non venite a dirmi che Sirigu è superiore a questo Buffon. Cioè, secondo me siamo lì, oggi siamo lì, come esperienza, come carisma, come vittoria, come eccetera. Secondo me Buffon oggi è superiore, però va bene così, tanto gioca Tutankhamon, quindi nonostante la maledizione di Tutankhamon, comunque ieri abbiamo fatto una grande partita e non abbiamo preso gol, ma non abbiamo nemmeno rischiato più di tanto, diciamoci la verità. Adesso parliamo anche di Calhanoglu. Per quanto riguarda i nostri, ragazzi, ho sentito tutti, a parte che è bellissimo
vedere tutti gli youtuber che tu di solito vedi, sai, quello della Roma, quello dell'Inter, quello della Lazio, quello della Juve, tutti gli youtuber tifare per la stessa squadra. È una cosa bella che mi piace, che tu vedi tutti gli youtuber tutti a tifare la stessa squadra, è bellissimo. È come se hai un po' la reunion, no? Alla carica, tutti insieme con un unico obiettivo. E quindi sono contento di sentire tutti gli youtuber tifare per la nazionale, come è giusto che sia, senza colori, senza bandiere, senza squadre, si tifa per la nazionale e basta. E questo mi fa sicuramente piacere. Ho sentito tanti youtuber, forse quasi tutti, esaltare Spinazzola, come se fosse una sorpresa, capito? E si vede che allora non seguite le partite della Roma. Cioè Spinazzola, che è fortissimo, c'ha un altro passo, si sa da sempre. Chi lo vede, chi l'ha sempre visto, lo sa da sempre. Spinazzola ha un altro passo rispetto agli altri difensori. Ha fatto diverse partite devastanti. Non è la prima volta che fa una partita di questo tipo. Mi ricordo che mi pare ho fatto un'analisi della Roma in Europa League, forse con lo Shakhtar mi sembra, e anche lì l'avevo ripetuto, cioè io Spinazzola a me è sempre piaciuto Spinazzola. Quello c'ha un passo proprio diverso dagli altri. Quando è nella partita che gioca bene, che c'ha i compagni che lo servono, è quello, è devastante Spinazzola. L'ho sempre detto che a Roma c'è una rosa forte. Spinazzola, ragazzi, è un bel giocatore Spinazzola, un bel giocatore. Quindi no, mi meraviglia la sorpresa. Per gli altri, ragazzi, abbiamo giocato tutti bene, bene, molto bene Barella, molto bene Berardi. Io sono uno critico con Berardi, anzi ti ho detto avrei fatto giocare Chiesa, però ieri, ragazzi, nei gol c'è sempre il piede di Berardi, c'è sempre lo zampino di Berardi nei gol, con qualità. Secondo me è maturato rispetto a diversi anni fa, no? Me lo ricordavo nervoso, me lo ricordavo uno che si fa sempre ammonire, me lo ricordavo uno che sbaglia tanto. Secondo me è maturato tanto Berardi. Vai a vedere che ci buttiamo l'occhio, costa, però l'ho visto maturo, cioè la qualità l'ha sempre avuta, però non era così maturo. L'ho visto molto più maturo Berardi, quindi speriamo bene che sarà l'europeo della consacrazione di Berardi, speriamo. Per quanto riguarda Insigne è sempre quello, c'ha la giocata, a volte c'è, a volte non c'è, in questo periodo c'è, e quindi speriamo che rimanga per tutto l'europeo, dovrebbe essere il suo europeo, quindi è un altro che comunque, è un altro come Çalhanoğlu che sta aspettando di vedere per il rinnovo, lui è napoletano, nato a Napoli. Quindi siccome si parla di Çalhanoğlu che non rinnova, aspetta l'europeo, Insigne un altro, ti dico, no, lui ha mandato via Raiola per... Intanto è lì, ancora non ha rinnovato, napoletano nato a Napoli, quindi figuriamoci un turco nato in Germania cosa può pensare di giocare nel Milan. Questo per farvi capire il discorso degli stipendi. Quindi tutti bene, ieri bene la difesa, bene Ciruzzo mio, mamma mia Ciruzzo come mi casa a me Ciruzzo, io voglio bene a Ciruzzo, perché... è uno vero, cioè Ciruzzo è uno vero, tu lo vedi e capisci che lui ci tiene, è felice, è uno vero, non è uno che dici, è uno che si ammazza, si sbatte, che quando segna è contento come un bambino. Non è Inzaghi, perché Pippo Inzaghi per me è la divinità suprema, però rivedo la passione quando vedo Ciruzzo, e io quando vedo che c'è la passione nei calciatori che giocano, la cosa mi emoziona. Ciruzzo c'ha la passione e mi piace, grande Ciruzzo mio. Comunque tutti bene, Jorginho, ragazzi, che ve lo dico, a fare campione d'Europa non a caso, tutti molto bene. Parliamo, devo parlare del Turco 10, anche da milanista una cappella, un appunto sul Turco 10, la devo fare. C'era? Ecco, questo è tutto il commento su Çalhanoğlu di ieri. C'era? Punto di domanda. Basta. Ah, sti dei menghi, no? Ma Çalhanoğlu? Boh, non si sa. Detto questo, sono contento, anzi spero che perdano, che la Turchia perda anche con la Svizzera, in modo tale che così firma velocemente con la testa bassa dicendo, anzi datemi un po' di meno perché mi merito di meno,
firma e viene a fare la panchina al numero 10 che compreremo, perché vi ribadisco, prendere Çalhanoğlu non vuol dire non prendere un numero 10, bisogna rinnovare Çalhanoğlu che è gratis e non lo perdiamo a zero. Poi prendi un numero 10 vero, un numero 10 vero, si fa un anno da riserva, un anno da riserva, un anno da riserva, che poi da riserva, giochiamo tre competizioni, si gioca tutte le partite in pratica, o entra a partita in corso, o gioca dal primo minuto, o gioca a destra, o gioca a sinistra, se serve un quarto centrocampista utile di equilibrio e quant'altro. Quindi io lo terrei comprando un numero 10 vero. Poi nel caso non gli è piaciuta la situazione, no, però io vorrei giocare di più, se tu l'hai rinnovato lo puoi pure vendere il prossimo mercato, che nessuno si strappa i capelli, come non l'ho fatto io, ma sono andato al parrucchiere. Quindi è da rinnovare, io ve lo ribadisco per chi dice no, mandatelo via, no no, è da rinnovare, anzi se perde meglio ancora, così torna proprio con la testa bassa dicendo firmo in silenzio, speriamo che mi danno questi soldi che non me li ridanno mai più nella vita mia, che già sono troppi, che io gliele avrei dati, però se perde l'europeo magari abbassa anche la cresta. Quindi io spero che perda per farlo rinnovare e per tenerlo come quarto dei tre che terremo lì, comprando comunque un numero 10. Detto questo, spero di avervi fatto cosa gradita a parlare anche della nazionale, farvi questa analisi come fanno gli altri youtuber, no? Questa analisi un po' non superficiale, brutto dire superficiale, però un po' generale, senza entrare nello specifico. Le prossime cercheremo di farle più specifiche, va bene? Ciao ragazzi, a presto. Notizie del Milan, si parla di cessioni, Leao, ne parliamo, ciao belli, ciao.